Eccoci ragazzi, oggi volevo farvi vedere un gioco che si chiama Jeopardy di Paul Green. Allora, questa sarà la nostra previsione. Noi metteremo la previsione in un posto che sarà sempre visibile. Dopodiché dobbiamo togliere i jolly dal mazzo. Faremo due piccoli mazzetti. Quindi possiamo mischiare benissimo entrambi i mazzetti. Dopodiché faremo scegliere allo spettatore di prendere alcune carte di qua, coperte, e inserirle in questo mazzo, scoperto. Quindi così, così, così. Alcune carte di qua, coperte, le metteremo qua, scoperte. Prendiamone altre coperte. Quindi diciamo che ci sarà abbastanza casino. Quindi adesso mischierò queste carte. In modo tale da creare un po' di casino qua. Adesso è arrivato il momento di prendere la nostra previsione. Quindi inizieremo ad aprire il nostro foglietto e diremo che 23 sono le carte coperte. E allora noi le andremo a contare. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Ed ecco che la nostra previsione si è avverata, ma non è finita qui. Perché qua ci dice che ci saranno 12 carte nere e 11 carte rosse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carte nere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 carte rosse. Ma non è finita qui, perché vedremo che le carte rosse non hanno figure. Le carte rosse non hanno figure. Ma non è finita qui. Perché le carte rosse sono tutte di cuori. Tutte. Eccetto l'asso di quadri. Allora, intanto se vi piacciono i miei tutorial, vi va di iscrivervi, potete farlo benissimo e lasciarmi un like. Allora, che dobbiamo fare per questo trucco? Allora, per fare questo gioco abbiamo bisogno di un foglio di carta che dobbiamo piegare in 8 facce, quindi così, poi lo ripieghiamo a metà e poi metà ancora. Quindi faremo
in modo che ogni faccia darà il suo indizio. Per prima cosa qui scriveremo il nome del gioco. Per la seconda faccia non dobbiamo fare altro che cercare delle carte nere e delle carte rosse. Per esempio io ho scelto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 carte nere e poi solo carte di cuori, che sono senza figure, tranne questa. Quindi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carte di cuori e 11 con la carta che poi sarà il finale. Quindi 11 più 12 saranno 23 carte. Quindi scriveremo qua 23 carte coperte. Ok, poi apriremo il nostro foglio e daremo il secondo indizio. Scriveremo 12 carte nere undici carte rosse. Poi scriveremo qui le carte rosse quindi apriremo così 23 carte coperte. Apriremo questa 12 carte nere, 11 carte rosse. Le carte rosse non hanno figure. Le carte rosse sono tutte di cuori. Passo di quadri. Quindi noi posizioneremo questo indizio sempre a vista. Faremo così, così, quindi gireremo così, così, così e così. Allora, per fare il trucco, intanto dobbiamo mischiare queste carte. E posizionare un jolly sopra e un jolly sotto e il resto del mazzo lo metteremo sotto. Poi metteremo i nostri indizi in una posizione sempre in vista e quello che faremo sarà togliere i jolly. Quindi nel momento in cui toglieremo il secondo jolly divideremo il mazzo, faremo un mazzo qui e un mazzo qui e le gireremo. Quindi il nostro mazzo sarà quello di sinistra con tutte le nostre carte selezionate in precedenza. L'altro deck sarà a destra. Allora che faremo? Faremo mettere alcune carte di qua in questo mazzo. Alcune carte di qua coperte in quest'altro mazzo. Poi riassembleremo i due mazzi. Ecco fatto. Allora il gioco sta qui. Praticamente non dobbiamo fare altro che girare questo mazzo. In questa maniera le carte che prima erano coperte, quindi di questo mazzo, che poi l'abbiamo scoperte, ritorneranno coperte e quindi nella stessa posizione delle nostre carte selezionate. Poi quando noi mischieremo le carte, le carte coperte sono proprio le nostre. Poi prenderemo il nostro fogliettino, diremo Jeopardy,
23 carte coperte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Benissimo. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video.